La partita in cui probabilmente rivedremo il ritorno al 4-3-3, perché ovviamente l'assenza di Barrientos spinge Castro in linea offensiva accanto a Bergessio e Gomez, però è chiaro che l'assenza, la probabile o possibile assenza di Mariano Isco potrebbe pesare anche nell'economia del centrocampo, anche se confido nell'ottimo rientro di Almiron dal primo minuto. Catania come accoglierà Marchese dopo il rientro in campo? Io penso sia lo spogliatoio che anche lo stesso pubblico comunque lo accoglierà bene, perché comunque ancora è un giocatore del Catania, ha la maglia rossa azzurra addosso, e poi vediamo effettivamente a fine stagione quello che accadrà, anche se lo immaginiamo tutti. Però Marchese è una risorsa del Catania, ha fatto benissimo a questa squadra. Questa squadra ha fatto molto di più, credo, per lui, perché l'ha fatto diventare un grande giocatore, e penso che sicuramente sarà utile, come ha già dimostrato anche nella scorsa partita a Bergamo, anche se è stato forse un po' emozionato nel tornare in campo, ma probabilmente dal primo minuto può dare anche qualcosa in più su quella fascia. Chi sarà l'uomo domani del Catania e l'uomo del Bologna? Qual è la differenza? Del Bologna mi auguro nessuno, perché chiaramente in questo caso si pensa soltanto alla vittoria, e quindi bisogna tenere d'occhio soprattutto Diamanti, perché potrebbe essere letale nelle sue giocate. Per quanto riguarda il Catania, invece, mi attendo ancora una grande partita da parte di Castro, che secondo me rappresenta non soltanto il futuro, ma anche il presente del Catania. Allora, sicuramente Maran ha studiato degli schemi per mandare una squadra in attacco, però chiaramente il Bologna è una squadra che è molto compatta, per cui bisognerà marcarla e cercare di prendere più possibilità per andare in avanti e spingere Bergessio verso la porta avversaria. Secondo te è meglio 4-3-3 o 4-2-3-1? Considerata l'assenza di Barrientos, credo che il 4-2-3-1 sia quello che Maran sceglierà di mettere in campo. Secondo te lo stadio come accoglierà il rientro di Marchese? Ma i tifosi hanno sempre mostrato un grande riconoscimento nei confronti di Marchese, è sempre stato apprezzato dai tifosi, quindi credo che sarà importante l'ingresso di Marchese e lo stadio lo accoglierà bene. Secondo te chi sarà l'uomo partita del Catania e l'uomo partita del Bologna? L'uomo partita del Catania sicuramente è Gomez, a mio parere Gomez, però anche Lodi darà un contributo importante alla squadra. Per quanto riguarda il Bologna ci sono diversi giocatori, ma credo che quello che viene più messo in ombra, in luce, è Gilardino.